Quando si dice che questo è un giornale, è stato e sarà, mi auguro, diverso dagli altri, e uno dei motivi per i quali è diverso dagli altri è che, oltre ad essere un giornale di informazione, il nostro fu anche fin dall'inizio un giornale di intervento. Questo gruppo di professionisti politicamente, culturalmente e civilmente impegnati ha fatto sì che dall'essere una presenza estremamente minoritaria ed elitaria, il risultato finale che Repubblica rappresenta abbia occupato i primissimi posti, anche quantitativamente parlando, della classifica dei giornali, il che ha un suo rilievo industriale e commerciale, ma anche un suo rilievo politico. Voglio anche aggiungere che, e questa è una parte che mi ha più gratificato e riempito, che questo giornale è stato anche una scuola nella quale il primo ad imparare è stato il direttore, il quale spera, confida di aver trasferito tutto quello che poteva trasferire sui colleghi che con lui hanno lavorato. Una scuola professionale e, quello che più mi sta a cuore, una scuola morale e uno stile. Qualcuno mi ha chiesto, anzi molti mi hanno chiesto, perché arrivati a questo punto del viaggio io ho deciso di andare. Io ho un'ambizione. Quelli che in tutti questi anni, rivolgendosi a me, hanno detto: eccetto quando tu poi lasci Repubblica, è finita. E molti me lo dicono proprio in questi giorni, credendo di dirmi cosa gradita, e non sanno che mi danno un calcio negli stinchi che stento molto a sopportare, poiché noi, e qui devo dire noi al plurale, non già io, fondammo questo giornale 20 anni, 3 mesi e 21 giorni fa, più i mesi di lavoro preparatorio, per mettere in mare una barca la quale avrebbe dovuto diventare e diventò molto più ampia e solida e permanente di coloro che pro tempore ci stavano sopra. E quindi io voglio vedere coi miei occhi di persona tuttora viva e vegeta che questo si avveri senza di me.